Quando ebbi la diagnosi di ataassia, io, seppur con difficoltà, frequentavo già l'università fuori sede e quindi ho continuato con le difficoltà. Ho provato a riadattare un po' la mia vita a quelli che erano i miei limiti. Indubbiamente la mia vita è faticosa e se avessi fatto meno avrei rischiato meno, ma non mi sarebbe sembrato di vivere.